Ciao, sono Salvatore Fiananese, coach energetico, e in questo video ti condividerò una pratica molto potente per attivare la tua vitalità, la tua energia dentro il tuo corpo. Una pratica da fare al mattino per attivare tutta l'energia e per quindi affrontare la giornata al meglio. Chiaramente non sono un insegnante dei 5 tibetani, però li pratico ormai da quasi un anno e quindi in questo video vi condividerò gli esercizi e quello che ho imparato. Grazie e buona visione. Il primo rito è il vortice. La diffusione dei 5 riti tibetani è attribuita a Peter Kelder, che in seguito ad un viaggio in Tibet imparò questa pratica dai monaci tibetani. È meglio svolgerla al mattino perché attiva l'energia vitale. È chiamata anche pratica per l'eterna giovinezza e ci sono vari livelli. Quello che vediamo in questo video sono i 5 riti tibetani più famosi. Poi con la pratica si possono anche approfondire gli altri due riti, ma è prima meglio partire dalle basi. L'effetto di questo rito è di accelerare il flusso dell'energia all'interno del nostro corpo, lavorando sulla spiralità e attivando quindi tutti i nostri chakra. La respirazione è importante perché è anche attraverso l'ispirazione e l'espirazione che l'azione benefica dei 5 riti tibetani può svolgersi a dovere, stimolando il metabolismo e ossigenando gli organi. Quindi bisogna mettersi in piedi eretti, allargare le braccia in modo da portarle orizzontali e poi girare il palmo della mano destra verso l'alto, verso Padre Cielo. Guardare un punto fisso, in questo caso io guardo la mia mano destra, e poi inizio a roteare da sinistra verso destra, quindi in senso orario. E continuo a fare queste rotazioni fino a quando non avverto un leggero capogiro. In quel momento significa che i miei chakra sono tutti attivati e accelerati. A quel punto mi fermo molto lentamente, come in questo caso, e faccio 3 respiri profondi centrandomi nel cuore, in modo tale che tutta l'energia che si è attivata ritorna al cuore nella centratura, nel momento presente. E di nuovo, così. Porti la tua energia nel cuore. Questo è il primo rito tibetano. Il secondo rito si chiama l'angolo. Questo rito apporta beneficio agli organi addominali e genitali, tonificando allo stesso tempo i muscoli delle gambe e del collo. Il rituale si esegue partendo da un minimo di 3 esecuzioni a un massimo di 21 ripetizioni. Dopo esserti disteso sulla schiena, stendi completamente le braccia lungo i fianchi, appoggia i palmi delle mani sul pavimento tenendo le dita unite. Poi solleva il capo da terra, ripiegando il mento sul petto. Nel far ciò, solleva le gambe con le ginocchia tese, portandole in posizione verticale. Se riesci, estendi le gambe all'indietro verso la testa, ma senza piegare le ginocchia. E poi lentamente riporta a terra il capo e le gambe, tenendo le ginocchia tese, rilassando i tuoi muscoli. Dopodiché, una volta che hai terminato l'esercizio, prendi la mano destra, la porti verso la parte tua sinistra e ti sollevi in maniera calma e delicata, sentendo la consapevolezza del tuo corpo. Il terzo rito tibetano si chiama l'arco. Il terzo rito deve essere praticato subito dopo il secondo, quindi da ricordare che tutti questi vanno svolti in questa sequenza al mattino. Con questo rito si potenziano i muscoli della schiena, migliora la flessibilità della colonna vertebrale e la postura, e quindi l'energia fluisce meglio. Tutto quello che devi fare è inginocchiarti sul pavimento, tenendo il corpo eretto, appoggia le mani con le braccia distese sui muscoli delle cosce, adesso inclina davanti il capo e il collo e ripiega il mento sul petto. Poi inclini dolcemente il capo, piegando contemporaneamente all'indietro, inarcando la spina dorsale. Occhio alla schiena, mi raccomando,
a non andare troppo indietro nell'inarcamento. Deve essere una cosa molto dolce, molto lenta. Quindi non inarcare troppo la schiena andando indietro e sentendo dolore e neanche piegandoti avanti con la schiena. E ricordati di ispirare profondamente quando inarchi la spina dorsale ed ispirare quando ritorni in posizione eretta. È molto importante la respirazione nella pratica dei 5 riti. Appena ritorni, fai un saluto a te e buon rito. Il quarto rito è il ponte. Il ponte è uno dei riti a cui approcciarsi in maniera dolce e paziente perché è abbastanza impegnativo. Va a rinforzare i polsi e le caviglie, incrementa il movimento delle articolazioni delle spalle ed espande il torace. Quindi sono consigliate poche ripetizioni se stai appena iniziando. E la sensazione è quella di unire due sponde per agevolare il percorso di vita delle altre persone. Per prima cosa, prima di iniziare il rito, togli il tappetino in modo tale che ti puoi aiutare con il pavimento. A questo punto, siediti a terra con le gambe distese davanti a te e divaricale, portando i piedi alla distanza delle spalle. Tenendo il busto eretto, appoggia i palmi delle mani con le dita verso i piedi sul pavimento di fianco ai glutei e poi piega il mento in avanti sul petto. A questo punto sprofonda il capo all'indietro fin dove ti è possibile. Ricordati di sollevare il corpo in modo che le ginocchia si piegano mentre le braccia rimangono tese. Il busto dovrebbe formare con la parte superiore delle gambe una linea retta orizzontale e è molto importante far scivolare tutto il corpo e non andare all'indietro come hai appena visto, in modo tale da non appesantire la schiena. La parte delle braccia inferiore delle gambe formeranno appunto una linea verticale perpendicolare al pavimento. Poi tendi ogni muscolo del corpo e infine, tornando alla posizione iniziale seduta, rilassa i muscoli, riposati e ripeti il procedimento. Inspira profondamente quando sali e sollevi il corpo e trattieni il respiro quando tendi i muscoli ed espira completamente quando ritorni. Buon rito. Il quinto rito è chiamato la montagna. Questo rito è a completamento degli altri riti. Fortifica l'intero corpo, in particolare braccia, gambe e piedi, e allevia la fatica per far ringiovanire il corpo. Quando fai questo rito senti la sensazione di stabilità e fermezza, proprio come se fosse una montagna. Per il quinto rito parti da una posizione in cui la distanza tra le mani e quella tra i piedi deve essere uguale all'ampiezza delle spalle, le braccia e le gambe tese. Inizia con le braccia dritte, perpendicolari al suolo, e la schiena inarcata, così che il corpo ne risulti incurvato. A questo punto inclina dolcemente il capo all'indietro il più possibile e poi sali con il bacino, piegandoti all'altezza dei fianchi e solleva il corpo fino a fargli formare una V capovolta. Contemporaneamente porta in avanti il mento, ripiegandolo sul petto e poi ripeti l'esercizio. Datti tempo per fare questo esercizio, che è il quinto della base dei 5 riti tibetani. Non fare degli errori, ad esempio se ti senti appesantito all'inizio, appoggia le ginocchia per terra, quindi non appesantire la schiena, molto molto importante. E poi non fare i classici errori come divaricare le gambe che non sono perpendicolari alle spalle oppure unire le gambe. Le gambe devono essere perpendicolari alle spalle e alle braccia, sempre in linea. E così ripeti il rito. Inspira quando sali ed espiri quando scendi.
Puoi iniziare come gli altri diti da 3 a 5 volte per poi andare a completare a 21. Mi raccomando, questo rito non forzare la schiena. La schiena deve essere leggera, devi sentire tensione al punto giusto. E per terminare, appunto, appoggia le ginocchia sul tappetino, allungati e distenditi all'indietro, in questo modo per tirare bene la schiena. Dopodiché torna nella posizione nel loto, in una posizione meditativa, respira e senti l'energia che scorre nel corpo. Buon rito!